Questa mattina alle ore 12 c'è stata la cerimonia ufficiale per ricordare le vittime delle foibe e l'esodo italiano dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. È stata deposta una corona di alloro ai piedi del monumento in Largo Martiri delle Foibe. L'amministrazione comunale e le autorità cittadine hanno così onorato il giorno del ricordo che è stato istituito dalla legge 92 del 30 marzo 2004. Era presente anche il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca. Il messaggio di queste giornate, della giornata del ricordo e della giornata della memoria è proprio questo. Quello da trasmettere ai nostri giovani, alle nostre giovani generazioni, è il valore della memoria e anche il significato di queste giornate, nella consapevolezza che qualsiasi totalitarismo, qualsiasi estremismo, qualsiasi integralismo porta a conseguenze aberranti. Ricordare, mantenere vivo il ricordo di quello che è successo, delle stragi che ci sono state, delle persone che hanno perso la loro vita in nome della libertà e in nome della democrazia, è fondamentale per lasciare e per far comprendere ai nostri giovani un messaggio di fratellanza e di pace. Oggi abbiamo anche ricordato il questore di Fiume, Giovanni Palatucci, come massimo esempio di chi ha sacrificato la propria vita proprio per salvare la vita di altre persone. Beh, tutte quelle che sono le azioni che sono determinate, come dicevo, da scelte che derivano da annebbiamento delle coscienze, non fanno onore a nessuno.